Luna, 21 luglio 1969, ore 4:57. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Durante la passeggiata lunare, un gigantesco UFO luminoso stazionò sulle teste di Armstrong ed Aldrin. Intanto, in orbita, a bordo dell'astronave Aquila, Collins fotografò questo enorme oggetto luminoso che rimase in vista per lungo tempo prima di sparire improvvisamente. Quest'altro UFO fu fotografato sul Mare della Tranquillità, la zona di atterraggio dell'EM. E questo oggetto sigariforme fu fotografato sullo sfondo dei crateri lunari dal modulo spaziale orbitante. Tutto veniva monitorato da Houston, ma come abbiamo potuto appena vedere, certe immagini non giungevano sino a noi, venivano preventivamente filtrate dal centro di controllo e i rapporti di avvistamento di UFO da parte degli astronauti erano automaticamente censurati. Dopo il loro allunaggio, gli astronauti dichiararono più volte che diversi UFO erano ancora presenti a distanza, che erano visibili dai bordi del grande cratere di atterraggio e che continuarono ad essere osservati durante l'intera missione. In a merry, merry month of December. May is the month. May, that's right. May is the year of the month. When them, much to my surprise, a pair of the eyes. Hello, Orion, this is Houston. Hi there, we lost you for a while. Yeah, we sure did. C'è un fatto che, se vogliamo osservare il fenomeno attraverso la luce del mistero, può gettare qualche dubbio in più su un argomento che nel mistero ha la sua linfa vitale. È il 20 luglio del 69 quando due degli astronauti dell'Apollo 11 toccano il suolo lunare. L'evento viene trasmesso in diretta alle televisioni di tutto il mondo. Ad un tratto la NASA interrompe la trasmissione. Per 5 minuti i telespettatori non ricevono le immagini dell'allunaggio. Cosa è accaduto? Alcuni radioamatori russi in ascolto dall'inizio della missione riescono a captare e a registrare parte della comunicazione avvenuta tra Armstrong e la sala di controllo. Sentite. We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Rich had a pretty spectacular... God, what is that there? That's Roger, a hollow. What the hell is that? No, tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango, Bravo Tango. La registrazione che avete appena ascoltato non è mai stata confermata, ma comincia a circolare da subito suscitando non pochi interrogativi. Molti astronauti e molti tecnici della NASA come Otto Binder e Maurice Chatelain nel corso del tempo hanno affermato che in ognuna delle missioni Apollo e non solo ci sono stati avvistamenti, anche ravvicinati, di oggetti volanti non identificati. Ci sono fonti anche ufficiali secondo cui esisterebbero basi aliene sulla Luna. Se è vero, il governo dovrebbe spiegare al pubblico perché costruire la base umana sulla Luna se esiste la possibilità di un conflitto. Già, se gli alieni ci sono davvero e se si trovano per un motivo o per l'altro sulla Luna, perché costruire una base militare permanente proprio lì? E se invece gli extraterrestri, ammesso che esistano, non sono così cattivi come qualcuno vorrebbe farci credere? In tutti questi anni non ci hanno mai aggredito. Perché dovrebbero farlo proprio ora? Io credo che sia solo un modo per giustificare i super budget militari. Se gli extraterrestri esistono e sono pacifici, come sostiene il Lie, qual è il vero scopo della militarizzazione dello spazio? L'annuncio dell'ex ministro avviene poco dopo l'uscita del film La guerra dei mondi di Spielberg.
C'è forse il tentativo di prepararci a un evento di proporzioni vastissime? Ma quale? Viene da pensare a una strategia da leggere in chiave psicoanalitica. La lotta contro l'invasore alieno non è forse un archetipo dell'invasione distruttiva di un nemico che non siamo in grado di riconoscere? Chi è oggi l'alieno? Non è forse l'uomo che ci cammina al fianco e che magari ci sorride prima di farsi saltare in aria in mezzo a noi, portandosi via tutte le nostre certezze? E allora, voi, quale dei due mali scegliereste non potendoli escludere entrambi? Quale di questi due alieni fa più paura? Quello che possiamo solo immaginare o quello che ci ha già più volte colpiti al cuore?